eccomi qua con un prodotto veramente nuovo. Menda MC84 secondo. È un amplificatorino a valvole con le L84 da 13 watt, con la possibilità di inserire anche l'iPod, cioè una talk station. È prodotto molto molto interessante, molto molto carino, come tutti i prodotti Minda sono finiti benissimo. Questo è importato direttamente da Minda Italia, quindi garanzia e vi discorrendo. 850 euro circa è il prezzo di listino oggi nel 2012, e direi che insomma li può valere tutti perché ha alcune caratteristiche molto molto interessanti. Tutto completamente valvolare, molto belline sono anche gli occhi magici. Due entrate RCA, un'entrata USB dietro, quindi anche un piccolo convertitore dentro, e possibilità di mettere il vostro iPod, iPhone, chi più ne ha più ne metta, e anche il telecomando. Connettori molto belli, finitura come diciamo Minda sa fare, questo è un rosso metallizzato veramente molto ma molto carino, e buonissime prestazioni come amplificatore integrato. Infatti qua stanno andando dei diffusori, i Gamut, che sono anche abbastanza difficili da pilotare, però vedo che li fa andare proprio senza nessun problema. Troviamo il fumetterino qua molto molto carino, il suo telecomando sempre in alluminio, molto molto pesante, molto semplice col mute e il volume, è caratteristico di questa ditta qua, della Minda. Scusate. E abbiamo un'uscita laterale cuffie e niente, abbiamo due entrate, una CD, una AUX. L'unico problemino che ho notato è che quando mettiamo l'iPod bisogna alzare abbastanza il volume. Per il resto direi che il prodotto c'è. Ora ve lo faccio vedere anche un po' meglio, perché direi che vale la pena, perché è veramente bellino. Troviamo l'interruttore di generale di alimentazione, qua il potenziometro del volume, il nostro V-meter e la selezione delle entrate. Come vi dicevo, dopo questo che si vede un po' meglio, gli occhi magici che sono veramente carini. Ecco qua, come vi dicevo, la possibilità di uscire con la cuffia, il suo telecomando, anche dietro i connettori, l'alimentazione, le due entrate RCA CD e AUX e l'entrata USB. Bellino, vero? Un saluto da Davide di Audio.